Ciao a tutti amici, ben ritrovati ai video di Photo Art. Oggi parliamo di un obiettivo molto particolare, un obiettivo fish eyes. Certo, occhio di pesce, avete capito bene. Il fish eyes è davvero un obiettivo di quelli un po' creativi, di quelli che servono a sbizzarrire per l'appunto l'estro, la creatività del fotografo. Sono Stefano Medici e questi video sono fatti in collaborazione con RCE Photo, il più grande negozio di articoli fotografici usati che abbiamo in Italia. Ma attenzione, non è l'usato che troviamo in rete, è l'usato garantito, quindi controllato, revisionato dai tecnici. Il fish eyes è un obiettivo che ammetto di non usare molto spesso. L'ho avuto a corredo più di qualche volta, ma è un obiettivo che per un fotografo di paesaggio perfettino come me, che lavora con macchine a corpi mobili e con obiettivi decentrabili per cercare di raddrizzare tutte le linee, beh, insomma, non è proprio pane per i miei denti. Però è anche vero che quando portate a casa qualche foto, soprattutto se riuscite a centrare, diciamo, il carattere dell'obiettivo, sono foto davvero particolari che nessun altro obiettivo riuscirà a restituirvi. Infatti la prima grande differenza di un obiettivo fish eyes rispetto agli altri è proprio questa sua curvatura, questa sua distorsione prospettica che lo rende davvero unico. Oggi parliamo del Nikkor 16 mm. Questo 16 mm, che è un 2.8 di apertura massima relativa, è forse il più bello degli obiettivi fish eyes, anche perché il 16 mm è quella focale giusta che consente di avere comunque una lettura che i nostri occhi, nonostante la distorsione, riescono a organizzare bene, cioè non è una lettura innaturale come può essere quello di un 10 mm, addirittura di un 8.5. È vero che c'è questa curvatura, mi ricordo per esempio il fish eyes, il 30 mm, lo Zodiac nel medio formato, danno questa curvatura che per esempio in architettura a volte dà un impulso e una dinamicità alle architetture presenti, che sia una piazza, che sia una galleria, che rendono la foto davvero particolare. Quindi torno a ripetere, centrando un pochettino quello che è il vostro obiettivo fotografico. Altrimenti questo signore qua è il principe degli obiettivi per chi fa immersioni. Certamente, perché, allora, che cosa sono le caratteristiche che un fish eyes può mettere in campo? Innanzitutto il fatto di variare la prospettiva, non solo di curvarla, quindi di curvare l'orizzonte, le linee prospettiche, ma anche quello di ingannare le distanze tra l'effetto cosiddetto di prossimità dell'obiettivo, cioè quello che è posto vicino all'obiettivo, rispetto a ciò che si allontana, cioè di enfatizzare le varie proporzioni che non sono quelle che sono in realtà, non sono quelle che i nostri occhi percepiscono. Ecco che se pongo l'obiettivo vicino ad un fiore, ad esempio, avrò questo fiore grande, enorme, rispetto al paesaggio. Ecco, in questo un fish eye è senza dubbio un campione. Qualcuno si domanderà, non posso fare la stessa cosa con un 14 mm o con un 12 mm? Beh sì, certo, si può fare, magari poi con la post-produzione si dà una curvatura invece che raddrizzarle, si dà. Così come è possibile utilizzare un fish eyes per avere un angolo di campo smisurato e poi con la post-produzione tentare di raddrizzare un pochettino le linee, magari sfruttando soltanto la parte centrale del fotogramma, portandosi a casa un effetto panoramico di tutto rispetto. Però ci sono due però. Innanzitutto è perché ricorrere ad un obiettivo che nasce per una cosa per farne un'altra. Ci sono quelli che nascono per quello, quindi 14 mm per il paesaggio, i 16 per che cosa? Per questa coreografia particolare che riesce a introdurre nella foto. L'altro aspetto è questo, che un fish eyes come questo, per esempio, si presta benissimo, ed è il principe delle immersioni, vi dicevo, proprio perché non ci sono delle linee di riferimento. E allora ecco che la sua capacità di enfatizzare le forme, di variarne la prospettiva e quindi la dimensione prospettica a seconda della prossimità,
diventano uno strumento creativo esagerato per mettere in risalto un corallo, un pesce, anche il compagno o il delfino che nuota a fianco, insomma qualsiasi tipo di forma o di colore che inseriamo in questo enorme contesto azzurro. Tanto è vero che mi ha lasciato sorpreso con questo obiettivo, perché tanto è efficace quando siamo in immersione. Io l'ho provato non in immersione, ma in un acquario, quindi non ero proprio un subacqueo in quel caso, puntandolo verso l'alto, quindi verso i riflessi che un subacqueo normalmente ha. Tanto invece soffre di riflessi quando siamo a fare paesaggio. Allora, addirittura diventa un pochettino velato ed è un peccato perché è un obiettivo che ha nella sua saturazione, anche nella definizione, perché non dimentichiamoci che è un fisheye, quindi non è generalmente la caratteristica più importante di questo obiettivo. Il 2.8-16 mm della Nikkor è veramente un obiettivo ben realizzato, molto acuto dove serve che sia, ovviamente non a 2.8, neanche a 4, cerchiamo di fotografare a 5, 6, a 8, tanto più che, come potete immaginare, con un fisheye siamo a fuoco da 40 cm ad infinito. E i colori, la brillantezza sono veramente il suo punto di forza e questa forza creativa che ha, perché qualsiasi immagine diventa il pretesto anche per esempio per fare uno scherzo magari alla propria fidanzata o alla propria moglie avvicinandosi e fotografarla con un fish. Potrebbe costarvi un divorzio, ma molto spesso tutto finisce con una risata. Insomma, i ritratti no, meglio di no, facciamoli, riserviamoli agli animali, ai pesci e nell'ambiente dove utilizziamo questo, perché la distorsione è davvero tanta. Però giocare con la prospettiva diventa interessante anche in altri ambiti, quindi in utilizzi diversi da quello che può essere per l'appunto il paesaggio sottomarino. Nei video, per esempio, per i video si presta molto bene perché riesce a dare una dimensione e una immagine che difficilmente troviamo a riscontro nella cinematografia classica e quindi diventa molto bello, molto creativo sotto questo aspetto. Anche talvolta riprendere scene, io l'ho avuto con me quando per esempio facevo dei matrimoni e mi chiedevano un servizio un po' particolare, il fisheye poteva essere l'elemento e la soluzione, per esempio, per riprendere una coppia in una cattedrale o in una chiesa di quelle ampie, con navate molto alte, che diventava un tutt'uno con la coppia sotto. Insomma, va usato in maniera creativa. Che cosa non mi piace né della prima né della seconda edizione? Questo, il tappo. Allora, capisco che il paraluce è integrato, è un paraluce a petali perché 16 mm non c'è tanto, non c'è tanto margine, però questo è proprio, potevano sforzarsi di trovare o un aggancio in modo che rimanesse lì, perché comunque ogni volta che lo mettiamo nella borsa e lo tiriamo su, questo si sfila. Ci ripensiamo, lo mettiamo giù, il bordo va a toccare la lente, quindi maneggiarlo con molta attenzione, però è un obiettivo che vi darà molte soddisfazioni, soprattutto magari comprandolo usato, perché sono obiettivi che non si usano spesso, non sono solitamente fissi su una fotocamera come può essere un 35 mm, un 24-70, sono obiettivi che si usano in maniera occasionale, quindi anche l'usato che vi sto mostrando è un usato, ma si potrebbe vendere tranquillamente per nuovo, si trova in ottime condizioni, risparmiando notevolmente sul prezzo del nuovo. A chi lo consiglio? Chi si compra un obiettivo come questo? Il fotografo che vuole aggiungere un po' di creatività, ottenere delle foto diverse dalle migliaia pur belle fotografie che si fanno. Quindi con un effetto un po' diverso, anche per stupire il proprio cliente con qualcosa magari di inconsueto rispetto alle fotografie che si aspetta. E poi chi, vi dicevo, lavora molto sott'acqua, quindi per la fotografia subacquea è uno dei must, questo obiettivo qua, ma anche credo per il paesaggista, più che paesaggista, colui che ha il piacere e il gusto di raccogliere ampie vedute, perché è vero che le deforma, però mi ricordo che per esempio non avviene tanto diversamente dalle foto scattate con le macchine a tamburo, quelle a pellicola tipo le Horizon, le Noblex, perché comunque il fatto di muovere l'obiettivo così determinava questa onda e questa variazione prospettica per l'appunto, che a volte indovinando la foto ci stava benissimo, altre volte insomma lasciava un po' il tempo che trovava.
Vi ringrazio per essere stati con me e vi invito ai prossimi video di Foto Art. Ciao a tutti!